Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è sabato, ben trovati. E naturalmente io sono il dottor Max, parliamo di oro. Continuiamo in un certo senso la presentazione dei programmi a taglie che l'azienda con la quale collaboro, Westa, ha introdotto circa un mese e mezzo fa. Però allo stesso tempo continuiamo anche il nostro viaggio attraverso la storia dell'oro. Oggi parliamo di oro, no? E nelle puntate che io dedico il mercoledì parliamo anche un pochino di storia, facciamo diversi approfondimenti, anche perché poi, per esempio, sul piano B io ho detto tutto e di più, c'è poco, c'è ben poco da dire, basta andare e ascoltare gli interventi che ho fatto, sono ormai più di 60-70. Stesso discorso un po' per l'oro, no? Per tutto quello che riguarda le problematiche di comprare, vendere oro, come comprarlo, vendere, eccetera. Ora, oggi ho scoperto, ho letto insomma, un libro, no? di Franco Collins, che dice tante cose di storia. Sapete, uno degli autori che menziono di più anche nella trilogia, e ho scoperto appunto quello che lui ha scritto sull'oro. Ecco, quindi io ve lo leggo. Premetto che è una lettura un po', potrei dire, negativa, nel senso che io, come sapete, cerco sempre, bisogna sempre cercare di essere positivi, no? In quello che si fa e quello che si dice, però qualche volta bisogna anche essere un po' critici e vedere sempre le cose da un punto di vista, diciamo così, più obiettivo, più concreto, più pratico. E come sappiamo, tutto si regola, è regolato da pesi e contropesi, nel senso bianco e nero, alto e basso, grasso e magro. Ecco, quindi anche l'oro ha effettivamente nel corso della propria storia una spiritualità, un alto valore spirituale, quindi diciamo così positivo, allo stesso tempo ha anche una storia di furti, saccheggi, stermini, perché ovviamente la conquista, e questo ce lo insegnano tutti gli imperi, a partire dall'impero romano, tanto per non andare tanto lontano, insegna questo, no? Ci ha detto questo, cioè i romani la prima cosa che facevano quando conquistavano una nuova terra era andare a prendere l'oro, se potevano. Ecco, questo testimonia il fatto che purtroppo l'oro si porta in sé anche tutta una serie di storie e di valenze che non sono proprio positive. Quindi, diciamo, in questa prima sezione oggi leggerò una prima parte, poi il prossimo sabato leggerò un'altra parte e poi concludiamo. Vedete che l'autore non è che poi ne parli proprio in maniera positiva. Ecco, però io lo dice lui, io siccome ho molta stima di quello che è Franco Collins, che ricordo è un autore australiano. Lui, fra l'altro, è un ricercatore, diciamo, di software, fa software, scrive software, quindi molto bravo in quel settore là, in quel settore lì. Ecco, leggiamo quello che dice, sentiamo, ci facciamo un'idea. Allora, e naturalmente il primo paragrafetto si parla di oro. Io nel frattempo vi ho anche postato delle foto. Che così adesso facciamo anche un po' di simbologia, perché è sempre importante riuscire a collegare quello che si legge con un'immagine, eh? Aiuta sicuramente l'apprendimento. Bene, allora, il primo paragrafetto si intitola L'origine religiosa dell'oro. Oro, il dio dei Cesari romani in opposizione al dio creatore, tra parentesi, come menzionato nel Nuovo Testamento. Il falso dio degli Israeliti, vitello d'oro, in opposizione a Yahweh. Il falso dio di Menehe, sarebbe Menesce, in opposizione a Satana, Sabaoth. Il significato ultimo della G della massoneria. Questa è una cosa, parentesi, che mi sono sempre chiesto, se G della massoneria non volesse per caso dire gold, oro. Il mezzo maledetto con cui le anime salvate dalle banche e dai tribunali condannano i nostri spiriti dal 1543. Poi parleremo perché 1943.
il distruttore di civiltà e causa di grandi depressioni come denaro, tra virgolette, lecito, il mezzo degli incantesimi e della follia. Spara sempre loro. Nessun altro mezzo ha causato tanta sofferenza, tante guerre o dolore. Nessun altro mezzo o materiale è stato associato a così tante maledizioni. Nessun altro oggetto ha dimostrato di essere il materiale peggiore per sottoscrivere denaro lecito, tra virgolette, attraverso prove indiscutibili del suo utilizzo da parte dei banchieri e commercianti per ingannare, usurpare e far crollare imperi. Parentesi, poi ci ritorneremo eventualmente dopo, lo capiremo. Justus Mallins, nei suoi interventi e nei suoi scritti, ricorda spesso che tutti gli imperi sono caduti sotto l'usura. Lo sappiamo tutti cos'è l'usura, no? Sono gli interessi che devi pagare, che in questo caso la nazione, gli stati, deve pagare ai banchieri. Eppure, nonostante tutti questi avvertimenti, compresi più avvertimenti scritturali di qualsiasi altra sostanza, appartenenti a più fedi rispetto a qualsiasi altro materiale, l'oro rimane una sostanza venerata da centinaia di milioni di persone, in particolare cristiani, in assoluta contraddizione e sfida alla loro fede. Nonostante il suo culto, nonostante le schiaccianti prove storiche della sua pericolosità, coloro che promuovono l'oro, in particolare come moneta lecita, tra virgolette, raramente considerano la sua storia chiara, il suo proprietariato dominante e il suo unico scopo per oltre 2000 anni come distruttore di culture e come portatore di maledizione e sfortuna su coloro che ne sono incantati. Pertanto esamineremo come un tale mezzo abbia acquisito un simbolismo e poteri così malvagi. Anche se cancellati dai libri di storia, le prime miniere d'oro e i primi lavori di oreficeria verificabili provengono dall'Irlanda. Una fonte della maggior parte dell'oro per la prima e la metà dell'età del bronzo. L'Irlanda, in particolare, la prima classe sacerdotale della civiltà occidentale, chiamata Cullian o Agrofoglio, sono anche la fonte dell'origine religiosa associata all'oro. Ora lo leggiamo adesso. Poiché i Kulayan, tra parentesi, classe sacerdotale dei druidi, molto importanti nella storia delle massonerie, esportarono il ragionamento spirituale in tutti gli angoli del mondo conosciuto dal quinto millennio avanti Cristo in poi, anche i loro artefatti d'oro erano considerati dotati di poteri soprannaturali. Uno degli esempi più recenti di oreficeria spirituale di Culean, ancora conservati, sono i capelli da mago o il cappello di visir, noto anche come cappello d'oro di Berlino, che dettagliano impostazioni lunari estremamente accurati e informazioni astronomiche, quello che io vi ho messo nella figura 1, che potete vedere allegata. Secondo capitoletto, l'origine delle maledizioni legate all'oro. Sotto i re Hyksos dell'Egitto, esiliati dalla loro riconquistata Elba e i loro stessi collegati all'Irlanda e alle antiche linee sacerdotali del re d'Elba, l'oro come mezzo sacro crebbe fino ai nuovi livelli. Tuttavia, in seguito alla sconfitta dell'ultimo faraone assoluto Hyksos, Akhenaton, da parte dei pirati delle paludi del Nilo, i Meses, che salirono al potere come Ramses, e iniziarono a sperperare e abusare l'enorme ricchezza dell'Egitto, causando difficoltà ancora maggiori e rovina economica. Seti, il figlio di Ramsen I, fu responsabile della cattura delle ex importanti famiglie della corte di Akhenaton da Ugarit, e dal loro ritorno in Egitto, ora come schiavi invece come alti funzionari. Tuttavia, sotto Ramses II, nel 1260 a.C., questi esseri soprannaturali, sopravvissuti alle piaghe d'Egitto, furono costretti a saccheggiare le tombe dei loro ex padroni, profanando i loro stessi antenati per fondere il fenomenale oro degli Hyksos per pagare la stravaganza dei pirati Meses. Anche questo è un esempio, parentesi mia,
di usura, eh? Così la maledizione dell'oro ebbe inizio con la coniazione di centinaia di migliaia di piccoli lingotti come primo denaro legale, tutti, tra virgolette, come tutti contenenti milioni di maledizioni associate alla profanazione dei re Kulayan, tra virgolette, santi di Ixos. Da quel momento in poi i seguaci di Akhenaton, come Mosè, divennero noti come gli Israeliti o gli impuri maledetti. Paragrafo successivo. Il culto dell'oro come Dio in sé. Dall'infusione di milioni di maledizioni nell'oro come mezzo di denaro legale da parte dei pirati Ramses Menes, che ordinarono agli israeliti di sciogliere la storia, di sciogliere, da dire, dell'oro, no? Fare il saggio dell'oro, scioglierlo praticamente, e del Ixos, tre gruppi hanno dominato il controllo dell'oro, di cui solo uno è immune alla maledizione dell'oro, i Kulayan. Gli altri due sono gli Israeliti e i pirati della palude, scusate, sono i Menes, in parentesi ha scritto, in seguito Menes e i loro discendenti, i Khazari, i veneziani, gli Ashkenaziti, i sioniti. Strano che qui non abbia scritto gesuiti. Tra nota ho scritto: Menes fu il fondatore del primo impero dinastico dell'antico Egitto, accreditato dalla tradizione classica per aver unito l'Alto e il Basso Egitto come fondatore della prima dinastia. Continuiamo la lettura di Ocolizio. Durante la prigionia sotto i faraoni pirata della palude di Ramses, gli israeliti furono il primo gruppo a iniziare ad adorare l'oro come proprio Dio nella forma del vitello d'oro, in aperto rifiuto di Yahweh come Dio creatore. Il vitello fu successivamente adottato come falso Dio anche dagli stessi Menes. Questo aperto rifiuto in spregio al Dio creatore è una sorta di maledizione inversa lanciata contro tutta la creazione del divino, trova il suo equivalente moderno nell'agì della massoneria e nella più alta realizzazione di coloro che raggiungono lo stato di illuminazione come Jive. Io ho cercato, scritto Jewe, tra virgolette, io ho cercato, però non ho trovato quello che intendeva Franco Collins, che la G definisce il dio dell'oro come una maledizione e un odio contro il divino, il mondo e l'armonia. Il culto del G, essendo il simbolo d'oro della massoneria, essendo l'incarnazione del vitello d'oro e anche l'origine del parassita, una malattia mentale perpetrata attraverso il manuale delle malattie mentali note come Talmud, che continua, nota come Talmud, che continua a infettare il mondo d'oggi e a incantare gli adoratori dell'oro per distruggere il mondo piuttosto che salvarlo e a sacrificare le proprie famiglie come il loro dio terreno. Culto dell'oro, chiamiamolo così. Altro paragrafetto. L'origine del denaro legale è distruttore degli imperi. Mentre l'uso dell'oro come forma di moneta e portale di ricchezza risale ai tempi dei pirati delle paduli Menes, Ramses e dell'Egitto, la produzione dell'oro e ogni associazione con il concetto immaginario di debito fu sempre considerata pubblica fino a Roma intorno agli anni 60-62 a.C. Ascoltate bene. In effetti, le città-stato greche e molte altre civiltà coniavano e utilizzavano monete d'oro come valuta centinaia di anni prima, come la città di Lidia, senza causare depressione economica. Io parlo di tutta la storia dell'oro e ricordo la città di Lidia come diciamo, il primo che ha coniato le monete d'oro nel mio report, che potete leggere gratuitamente sul sito ammenteaperta.net nella sezione Storia dell'oro. Continuo la lettura. La differenza storica è ciò che accade a Roma tra il 60 e il 62 a.C., quando Giulio Cesare creò di acquistare, diciamo così, comprare, conquistare il controllo dell'impero romano con l'aiuto dei pirati di Menes, ora mercanti e banchieri che controllavano il tempio di Giunone,
in cambio del prestito a Roma con la coniazione del metallo d'oro, della concessione di una produzione esclusiva e perpetua di monete, furono finanziate le campagne di conquista di Giulio Cesare. Pertanto, il periodo da 60 a 62 a.C. rappresenta l'effettivo punto zero per la creazione di denaro legale da parte dei banchieri commercianti Menes, prendendo il controllo dell'offerta di moneta pubblica per renderla privata, utilizzando l'oro come incantesimo e illusione. Nel giro di 2 anni l'impero romano entrò in crisi finanziaria e scoppò la guerra civile, quindi con la creazione del denaro legale, tra virgolette, consentendo a una classe d'élite di pirati storicamente privi di coscienza, etica o convinzioni personali di controllare il denaro, utilizzando l'oro, gli imperi potrebbero essere messi in ginocchio. Il tempio di Giunone era chiamato Giunione Moneta, e l'origine della parola denaro. Un altro autore, Costner, che presidente e fondatore della Gemstone University, che ricordo in parte per un'altra cosa anche nella trilogia, dice che a un certo punto a Roma questo tempio era chiamato il tempio, c'era il tempio, però per entrare a Roma c'era un dazio e questo dazio era chiamato il dazio moneta denaro. E quindi da lì poi è venuto fuori anche questa storia qua. L'uso dell'oro come trucco per ottenere, continua la lettura, come trucco per ottenere il controllo e la privatizzazione della produzione del denaro è stato ripetuto da queste stesse famiglie e quelle che seguirono come Khazari, Veneziani, Ashkenaziti, tra virgolette lui mette nazisti, poi ne parleremo nel volume quarto, hanno visto innumerevoli imperi sorgere e cadere. Da spagnoli ai tedeschi, dagli spagnoli ai tedeschi, ai francesi, agli inglesi e presto ora l'impero americano della Pax Americana, lui dice entro il 2011-2012, non so per quale ragione lui mette questa data. Tra virgolette scrive: se i loro piani continueranno incontrastati, quindi secondo lui entro questo periodo qui doveva succedere qualche cosa e poi non è successo. Negli ultimi 300 anni, coloro che controllano la stragrande maggioranza dell'oro hanno intrapreso due campagne specifiche: eliminare la proprietà dell'oro da parte dei privati. Avete letto bene, no? Avete sentito bene? Eliminare la proprietà dell'oro da parte dei privati e eliminare le riserve auree pubbliche come concorrenza. L'oro viene quindi ritirato dopo un periodo appropriato, sostituito da vincoli e dalla sottoscrizione cartacea moneta fiat. Poiché il debito è diventato inesigibile, l'oro viene restituito sotto una veste diversa, grazie alla pochezza intellettuale del popolo e l'elite della verità e illuminazione, che lui vuol dire massoneria e company, per promuovere la sua validità. E questo è un paragrafo un po' che non l'ha scritto proprio molto bene, non è proprio molto chiaro, però insomma si capisce quello che vuol dire. Questo è precisamente il piano eseguito con successo dai discendenti dei pirati di Menes e dei pirati del Khazar, ora come banchieri e mercanti. I più forti promotori del denaro legale oggi non sono le classi imprenditoriali, gli storici o i politici, ma i banchieri come facevano ogni 70 anni, come un orologio dagli anni 1930 a livello globale, quindi la crisi finanziaria del 29, negli anni del 1860 nell'Ottocento in America, negli anni del 1790, intorno al 1790, nel 700 in Francia e nel 1720 ad Amsterdam e in Germania. Faccio una pausa. Quando ho letto questa cosa qui, mi è venuta in mente una cosa che ha ricordato David Whitmiller. Ricordo che David Whitmiller, poi un giorno leggeremo qualcosa di lui, era un vero e proprio genio, probabilmente un addotto. Lui racconta la sua storia che quando era piccolo fu prelevato, gli fu messo in testa un casco
poi per un certo periodo e poi fu riportato in terra, diciamo così. Da quel momento divenne un genio, lui ha sviluppato tantissime cose e lo ricorda in uno dei suoi interventi, che sono sempre un po' tutti rivoluzionari, nel senso che dice delle cose che a digerirle lì per lì fai fatica, le devi riascoltare, ci devi studiare, che ogni 70 anni, cioè il sistema, anche se non lo sappiamo, il sistema delle leggi internazionali bancarie prevede che ogni 70 anni sia rifinanziato il debito. Capite? Cioè, se voi andate a vedere queste date, queste date, come vedete, vanno indietro di 70 anni, no? Ogni 70 anni le nazioni praticamente devono ridiscutere il debito con i banchieri. Queste cose noi non si sanno, però effettivamente se fate il calcolo la distanza è sempre 70. Forse è per questo. E lui, David Whitmiller, se si legge attentamente, l'ho scritto nella teologia, ripete questa cosa e in parte spiega anche perché. Continuo la lettura adesso di Franco Collins. Nonostante il fatto che le famiglie dei banchieri mercanti parassiti abbiano usato ripetutamente il trucco del denaro legale e dell'oro, quindi vuol dire in questo caso lui del denaro legale garantito dall'oro, e nonostante le prove schiaccianti che tale accettazione non fa altro che rafforzare il loro controllo sul commercio, il movimento per la verità di oggi, cioè diciamo tra virgolette noi, è completamente e assolutamente affascinato, ignorante e incantato come lo era ogni volta nei tempi dell'impero romano di Giulio Cesare. Da qui il potere maledetto dell'oro. Ecco, io mi fermerei qua perché dopo c'è tutta la parte che inizia dal 14 marzo del 1543, bene, che leggeremo, molto interessante, diciamo tempi moderni, che leggeremo la volta successiva. Ecco, non so se qualcuno magari ha delle domande su quello che ho appena letto, naturalmente va riascoltato quello che vi ho letto, oppure poi lo leggerete forse nel volume quarto, questa cosa qui. Io sono a disposizione, se uno vuole dei chiarimenti su quello che ho appena letto, lo sapete. Tutto quello che io leggo mi potete chiamare, fare una domanda, due domande, tre domande, io possibilmente per quello che possa aver capito io vi rispondo volentieri. Sì, io ho una domanda, dottor Max. Prego, ciao, dimmi. Riguardo la G, ecco, la G della massoneria con i grembiulini, no? Se guardo su Gmail la ritrovo con quel grembiulino, il 5G, ecco, tutte queste cose sono sistemi di controllo della massoneria per il popolo, diciamo, per la gente, o no? È una fantasia. Dipende, Duilio, grazie alla domanda. Dipende. Secondo me, qualche volta è la classica simbologia che loro utilizzano per svelarsi o rivelarsi e mettere la firma per coloro che sanno. Qualche volta poi fanno delle manipolazioni anche di ordine subliminale. Per noi, cioè per il popolino, quindi diventa in un certo senso anche una forma di controllo mentale, certamente. L'esempio più importante di questo, che cos'è? Che cos'è la cosa, cioè il mezzo che loro utilizzano per il controllo mentale? La cosa più famosa, secondo voi? Che fanno tutti i giorni? Il telefonino e tutti i dati che poi vanno all'intelligenza artificiale e possono controllare. Prima di quello è un controllo subdolo in un certo senso, indiretto, che l'abbiamo scoperto po pochi anni fa, eh? Che hanno messo a punto pochi anni fa. Prima che cosa c'era? Nei media, nei mezzi. Il condizionamento. Condizionamento. Vicino, condizionamento attraverso che cosa? La La televisione. TV. Un po' più precisi. Cosa c'è nella TV? Telegiornali. Il condizionamento. I media. No, un pochino, un passettino avanti. Cosa c'è nei media che è utilizzato? Pubblicità. Telegiornali, pubblicità. La pubblicità. Ecco. Va bene, poi naturalmente ci sono i telegiornali,
ci sono i contenitori, ci sono gli intrattenitori, ci sono tutte quelle belle storie che ci mettono intorno. Per la pubblicità ha proprio l'obiettivo di promozione e pubblicità, questo è un po' il mio settore, lo sapete, ha proprio come obiettivo quello di convincere il consumatore a comprare un prodotto perché è buono, perché fa bene, perché è genuino, cioè ti dicono sempre tutte le cose positive, non ti dicono mai quelle negative, no? Vede? Funziona così, questo è il condizionamento principale. Poi, ripeto, ci può essere diversi tipi di pubblicità, ci può essere una promozione, ci può essere la pubblicità istituzionale, ci può essere una campagna locale, diversi tipi di campagne, poster, televisivi, piccole brochure, presentazioni, no? Eccetera, eccetera, che è sempre, in un certo senso, da ricondurre a operazioni di manipolazione, in un certo senso, mentale, cioè, grosso modo, Benissimo. Altre domande? Avete qual è la cosa che vi ha colpito di più nella lettura che vi ho fatto? Posso dire io qualcosa? Prego, Mario. Ciao, buongiorno. Allora, l'autore, mi pare, correggimi se sbaglio, ha detto che dà praticamente a l'oro, gli dà del potere maledetto, ok? Secondo me l'oro non ha alcun potere maledetto, nel senso che la maledizione è la nostra avidità. Infatti le persone veramente sagge, illuminate, che non hanno avidità, beh, l'oro non gli fa nessun effetto. Quindi quindi penso che questo si collega anche al discorso di condizionamento. Nel condizionamento loro ci mettono in testa, fin da piccoli, quando siamo ancora nella pancia della mamma, un sacco di cose. Ovviamente questo, una di queste cose è condizionarci a credere che se possiedi oro sei più potente degli altri, sei più ricco, eccetera. Però, ripeto, tutto gira intorno all'avidità. Gli altri sono solo oggetti che loro hanno deciso di caricare di una specie di interesse da parte nostra. E finché noi seguiamo quelle cose non facciamo niente di spirituale veramente. Ecco, questo intendevo io. Sì, sono perfettamente d'accordo, 100%, facendo una distinzione. La distinzione è questa, cioè, diciamo che nel corso di questo secolo, forse anche del secolo precedente, quello che era un semplice mezzo di scambio è diventato un obiettivo della vita, cioè la ricchezza, che sia oro o che sia moneta, uno lavora perché vuole fare soldi, non lavora perché c'ha un obiettivo magari più o meno nobile o più o meno, posso dire, un obiettivo di vita. No, l'obiettivo è diventato fare soldi, diventare ricchi. Ecco, questo è stato il grande tranello. Ora, poi c'è una distinzione. La distinzione è che quello che dici condivido al mille per mille, è vero. Quindi il problema siamo noi, non siamo, come dico tante volte io, non è l'oro in sé, cioè l'interpretazione che noi diamo alle cose a noi ci manca un pezzo, no? L'ho detto tante volte, qualche volta anche più di uno. E questo è un limite che abbiamo, sul quale probabilmente dovremo tutti lavorare, e invece non lo si fa. E quindi poi c'è tutte queste guerre, tutte queste cose, perché le guerre poi sono fatte, si sa, per prendere l'oro, per prendere il potere, per avere il controllo. Ecco, quindi hai ragione, perché facendo un passo indietro, l'unica conclusione che si può fare è che anche questi qui, che erano dei pirati, no? Collins li chiama i pirati dell'oro, questi Menes, che insomma erano dei pirati, dei delinquenti, sono andati lì a un certo punto, hanno rubato dell'oro, ce n'avevano tanto, l'hanno data a Cesare e poi avete visto quello che è successo. Quindi è poi sempre anche l'utilizzo che si fa del coltello, perché il coltello può essere utilizzato a fin di bene, ma può essere utilizzato anche a fin di male. Benissimo, altri commenti, altre cose che magari sulle quali volete fare delle precisazioni, se no si passa poi a parlare delle taglie. Se poi... Prego. Sì, prego. Dimmi.
mi sembra del vitello d'oro, ho capito bene quella, se potevi un po' precisare quella, quel simbolo. Ma quello che vuole dire l'autore, sì, quello che vuole dire Franco Collins è che questa venerazione del vitello d'oro, tramandate poi nella storia, insomma, dove parla, nella Bibbia, queste cose qui, questo vitello era diventato un simbolo di venerazione, ma non ce l'hanno mai detto. Hanno parlato del vitello d'oro e poi finito tutto lì. Quello Frank che ci vuole comunicare è che dalla venerazione di Yahweh, cioè dal patto che loro avevano fatto con Yahweh, a un certo punto hanno cominciato a venerare l'oro, dimenticando il patto con Yahweh. E a questo punto hanno continuato nel corso delle quasi millenni a venerare l'oro, dimenticandosi del patto con Yahweh. Per questo che lui la chiama la maledizione dell'oro, no? Perché per loro è stata una maledizione. E effettivamente devo dire che anche in relazione, insomma, tante cose che succedono e che sono successe nella storia, una grande responsabilità anche gli ebrei, o comunque coloro che, non dovrei dire ebrei, direi coloro che venerano l'oro, qualche responsabilità effettivamente ce l'hanno, no? Che dovremmo venerare Dio, è evidente, non dovremmo venerare l'oro, perché venerare l'oro significa avere ancora una cultura pagana, anzi peggio che pagana, perché i pagani almeno veneravano tanti dei, no? Ma ce l'avevano sempre una deità in testa. Lui ci vuole comunicare il fatto che alcuni di coloro che che operano nel settore dell'oro nel corso di questi millenni hanno venerato l'oro, cioè il Dio per loro è l'oro, non c'è nessun altro Dio. Vuol comunicare questo messaggio qua, a partire dal vitello d'oro. Questo è quello che ho capito io. Mi viene in mente una cosa. Non è che il tutto sia partito innocentemente, ovvero è difficile venerare qualcosa o qualcuno che non si vede, non si può toccare e così via. E allora si cercano delle rappresentazioni esteriori per poter magari fare, meditarci sopra, per focalizzare il discorso. E questa è la grande trappola, perché anziché cercare il Dio interiormente, dentro di noi, con la meditazione, fatto in un certo modo, per cercare il nostro vero sé, e quindi che siamo, no? Noi siamo il nostro vero sé. Anziché centrarci internamente e coltivare quindi le cose veramente spirituali, questo bisogno di cercare una rappresentazione esterna che ci faccia un po' collegare meglio con Dio, diventa la vera trappola, perché alla fine vai a cercare fuori di te inevitabilmente quello che devi cercare dentro di te. Ecco, questo intendevo. Va bene, benissimo. Allora, altri commenti, altre, se no passiamo. Sì, se posso aggiungere una cosa a questo discorso, se pensiamo alla venerazione dell'oro, è una cosa nata nella storia, nei millenni passati. Oggi si parla del dio denaro, perché in sostituzione dell'oro la ricchezza la si dimostra con il denaro. Quindi confermo anch'io la visione di Mario, che il tutto è legato all'avidità, e oramai si è persa la spiritualità, quindi si dà a un bene materiale la dignità di venerazione, ed è un decadimento però dell'essere umano, purtroppo. Bene, benissimo. Altri commenti? Vi abbiamo già dedicato più di mezz'ora. Passiamo alla seconda parte, nella quale mi limito a fare soltanto una brevissima premessa, così poi do la parola a Walter. Allora, parliamo delle nuove taglie. Le nuove taglie sono quattro, i nuovi programmi che Ovesta ha chiamato a taglie, per cui abbiamo una S3, il numerino dopo la lettera individua il premio o l'aggio, chiamatelo come volete, a me chiamarlo premio mi fa un po' ridere, chiamiamolo comunque come volete,
che si deve pagare per sottoscrivere questo programma. Poi abbiamo la M6, la L12 e la XL24. Allora, per semplificare, prima avevamo i piani di accumulo e il Royal Class. Adesso diciamo appunto che le taglie S e M sono sostanzialmente equivalenti ai precedenti piani di accumulo. Quindi vanno benissimo per coloro che prima avevano sottoscritto una Smart, una Business o una Premium, similare. Mentre la L e la X sono, diciamo, i programmi, le taglie, per coloro che avevano fatto una Royal Class, quindi coloro che avevano investito, potevano investire nel mercato italiano una cifra equivalente a circa 25.000 euro, con qualche eccezione anche 20.000 euro. Ricordo però che per diciamo impostazione di base, Auvesta partiva da 50.000 euro, quindi quello che hanno concesso al mercato, tra virgolette, diciamo così, italiano, è una deroga. Una deroga alla impostazione di base, che prevedeva un investimento minimo di 50.000 euro. Questa è stata una cosina sulla quale appunto abbiamo dovuto lavorare con Auvesta per cercare di correggere questa cosa qui, che creava, insomma, dal punto di vista linguistico contrattuale, dei piccoli problemi. Va bene? Allora, io faccio questa premessa: la cosa migliore che potete fare anche in questo caso è aprirvi il listino prezzi delle tariffe Auvesta, perché io ve l'ho inviato, vi ho mandato sia il documento completo del listino prezzi dove ci sono tutte le spiegazioni eccetera, sia l'immagine in cui ci sono in maniera molto semplice le presentate, no? Le quattro colonne, così che quando noi magari Walter presenta o si parla, voi potete seguire per bene tutto, perché l'immagine, no? La visualizzazione di quello che si dice è molto importante per poi ricordare e capire al meglio. Prego Walter. Eccomi qua, buongiorno a tutti di nuovo anche da parte mia. Allora, queste nuove tariffe, le taglie a taglie proposte da Auvesta, sono, se vogliamo, un passo in avanti rispetto a quello che c'era prima. In che senso? Che queste nuove tariffe sono state pensate soprattutto per servire per una funzione molto importante, che è quella dello switch, cioè il passaggio da un metallo all'altro, e lo fa con delle agevolazioni veramente notevoli nel momento in cui si riacquista, perché quando si fa un'operazione di switch non vengono applicati i prezzi di acquisto come se uno facesse un acquisto la prima volta, ma dei prezzi molto più vantaggiosi, che sono molto vicini al fixing di Londra. Le tariffe le ha illustrate Max, che hanno questo numeretto che le distingue per l'aggio iniziale, cioè il costo di apertura del deposito, ed è un costo però che va subito specificato, viene recuperato, a parte nella S3 che non ha una previsione di recupero, viene recuperato mediante un bonus. Ovviamente il bonus massimo arriva all'aggio che si è pagato, quindi nella M6 sono i 600 euro, L12 1200, XL24 2400. E quando è che si recuperano e come questi costi di apertura? Man mano che si acquista, come diceva Max, S, M, L sono equiparabili ai piani di acquisto, mentre la XL, che comunque già prevede un obiettivo iniziale paragonabile a quello della Royal Class, quindi parlerei dei 20.000 come minimo, perché tra l'altro vediamo subito che i 20.000 sono l'importo minimo necessario di un metallo per poter attivare lo switch pilot, cioè un automatismo che permette il passaggio fra un metallo e l'altro per un
Scusami, Walter, posso interromperti un secondo? Che pazienza, sì. Allora, molte persone, io sono una persona molto... molte persone non sono molto familiari con i termini inglesi. Allora, io ho chiamato questo switch, va bene, valorizzazione dell'oro. Si può chiamare per cortesia? Qui si capisce al volo quello che fa, perché switch non vuol dire niente, accendi e spegni la luce non vuol dire niente. In inglese magari ecco, ha una valenza un attimino più così, in italiano uno non capisce cosa vuol dire switch. Questo programma, io questo switch, io l'ho cambiato il nome e l'ho chiamato valorizzazione del metallo, che sia oro che sia argento è la stessa cosa, funziona in un certo senso la stessa maniera, non è che cambi granché, però ecco, probabilmente se si chiama valorizzazione si capisce tutti meglio e si capisce proprio il concept, no? Come si dice, il concetto. Prego Walter, scusami. Prego. Grazie, hai perfettamente ragione, infatti si tratta, il concetto per il quale sono nate queste tariffe a taglia di Aovesta è di rendere accessibile non solo agli operatori, chiamiamoli professionali in metalli preziosi, ma anche ai propri clienti, come ha fatto Aovesta, e non mi risulta che ci siano altre aziende che lo fanno, che lo rendono possibile. Questa valorizzazione dei metalli, cioè un vero e proprio incremento della grammatura nel proprio deposito, mediante il passaggio da un metallo all'altro, questo sarebbe il termine switch, passaggio da un metallo, passare da un metallo all'altro, che sono oro e argento, basato non su valori assoluti, cioè il prezzo dei singoli metalli, ma sul rapporto che c'è fra i due prezzi, chiamata ratio. Questo rapporto ha dimostrato negli anni che permette con determinati parametri, passando da uno all'altro, poi tornando indietro, ogni passaggio, ogni ciclo si compone di due passaggi, cioè si passa dall'oro in argento e poi quando si ritorna dall'argento in oro, la valorizzazione consiste nell'avere una maggiore grammatura. Quindi una delle raccomandazioni che fa Aovesta per chi si approccia a questi nuovi depositi è di pensare, iniziare veramente a pensare in grammi, non in valore assoluto, perché il valore assoluto è legato al momento del mercato. Adesso abbiamo visto che picco ha raggiunto l'oro, vedo che nonostante la correzione che ha avuto nel prezzo, come si dice in gergo tecnico, si mantiene comunque sopra i $2,300 l'oncia, il che dà, come dicono gli esperti, un senso di stabilità in basso, che dopo un breve assestamento prevedono tornerà a salire, ma sulle previsioni sappiamo, lo vediamo col meteo, che non sempre ci azzeccano, però diciamo che tendenzialmente dagli studi dei mercati questo dovrebbe essere l'iter seguito dal prezzo dell'oro. Però ripeto, nelle tariffe a taglie di Aovesta l'invito è quello a pensare in grammi, perché l'obiettivo è quello di aumentare i grammi nel proprio deposito. E questo automatismo di valorizzazione, lo switch pilot che Aovesta mette a disposizione dei clienti, è veramente l'arma vincente in questo tipo di strategia. Ovviamente per una gestione dinamica anche di un deposito di metalli preziosi, come nel caso di Aovesta. Quindi vi dicevo prima del recupero di questo costo di apertura, che avviene raggiunti 12.000 con la M6, si hanno i 600 euro in recupero in 18 mesi con un bonus di 33,33 euro in metalli preziosi che mensilmente viene riaccreditato al cliente sul deposito. Nella L12 il recupero avviene in 24 mesi raggiunti 27.000, nella XL in 30 mesi raggiunti i 50.000. Quindi è una cosa che può essere raggiunta anche nel tempo, ma
ma ci sono degli step intermedi, ma non entriamo troppo nel dettaglio in questo momento. Andiamo invece a vedere quali sono le caratteristiche di questi quattro depositi. Ovviamente dal più piccolo al più grande ci sono, come era in precedenza nella Smart Business Premium, dei prezzi via via minori, cioè maggiore era il deposito programmato dal cliente e minore era il costo al grammo. La XL è quella che soprattutto con l'acquisto di 400 euro per un metallo, quindi un acquisto totale di 2800 euro con un metallo di 2004 di costo d'apertura più 400 di acquisto di metallo, permettono uno sconto del 6% rispetto alle altre tariffe, per cui c'è dalla S3, che è una tariffa dove non viene applicato lo sconto rispetto al prezzo medio, la M ha un 1%, la L il 3%, la XL con questo semplice accorgimento permette uno sconto del 6%, quindi il prezzo più vantaggioso. I prezzi, devo dire, sono in linea con le vecchie tariffe, quindi Smart Business Premium e Royal Class. La XL ha qualche centesimo in meno di prezzo, di costo dei metalli rispetto alla Royal Class, quindi ancora un attimino più vantaggioso. Ci sono le spese di deposito che variano anche a seconda del deposito. Accennavo prima al fatto che lo Switch Pilot è attivabile a partire da 20.000 euro e la differenza ed è attivabile solo su due tariffe, la L e la XL. La L permette un range di valorizzazioni dai 20.000 ai 100.000, giornalmente può avvenire anche questo passaggio di switch in automatico. La XL ha un range molto più ampio, parte sempre dai 20.000 ma può arrivare fino a 500.000, e la particolarità che distingue la XL rispetto alla L è che con la XL non solo viene preso a riferimento il ratio, cioè questo differenziale tra prezzo di oro e argento alle ore 15, cioè al fixing delle 15, ma anche al fixing delle 11. Quindi questa operatività di switch può avvenire anche due volte al giorno e quindi viene valutato due volte al giorno se si è raggiunto il punto di interesse o meno. Per fare un riferimento rispetto all'ultimo listino prezzi, che è quello di ieri alle 15, perché il listino prezzi di Ovesta varia quotidianamente, viene fissato ogni giorno alle 15, il prezzo per un grammo d'oro nelle quattro tariffe varia da 83,01 al grammo per la S a 78,03 per la XL, e tutto questo a fronte di un prezzo medio di mercato di 87,70. Su questo punto ci tengo a precisarlo ancora una volta, e cioè il riferimento che molte persone fanno è rispetto proprio al fixing, o se guardano anche le quotazioni online e dicono: ah, ma probacco, se l'oro adesso è a 75,16, perché lo devo pagare 83 o 78, comunque sia un prezzo alto, perché il prezzo del fixing è, come dire, la quotazione del petrolio al barile, e non sarà mai quello che è poi alla pompa quando andiamo a fare il pieno alla macchina. E questo è talmente logico, al di là delle speculazioni che possono starci dietro, perché vediamo che il prezzo al barile è quello per tutta Europa, ma ci sono stati dove costa di meno e stati dove costa di più, perché c'è un'incidenza diversa magari delle imposte che gravano sul prodotto finale, e
quindi sul cittadino alla fine. Però il concetto rimane questo, cioè c'è un prezzo alla produzione, mettiamola così, e un prezzo al consumatore finale, visto che c'è la possibilità anche di farsi consegnare i lingottini del metallo che si è acquistato con Ovesta, ovviamente bisogna parlare di un prodotto finale. Ed ecco perché c'è questa differenza di prezzi. Però rispetto a quello che si può vedere in giro, mi è capitato proprio di recente che un mio amico voleva vendere dei gioielli, aveva delle collanine, anelli e cose varie, 18 carati, quindi 750, a differenza dell'oro che andiamo ad acquistare con Ovesta, che è 999,9, quindi oro finissimo, il 24 carati, e mi dicevano che i prezzi che vengono proposti al grammo sui gioielli quando si va dal compro oro è intorno ai 40, attenzione bene, ai 40 euro al grammo. Qualcuno arriva a 46, ma di norma è 40. Quindi si capisce bene che con questi prezzi rispetto a, faccio l'esempio della XL, ai 70 euro che paga Alvesta, siamo ben ben lontani. E quindi anche da questo punto di vista ho trovato veramente in linea, ma questo lo confermano anche altre analisi comparate che vengono fatte per Ovesta in Germania in particolare, ma anche sentendo in giro, i prezzi veramente sono competitivi quelli proposti da Ovesta. Per quanto, ripeto, il primo approccio che si ha quando qualcuno chiede i prezzi di Ovesta è il fatto che i prezzi sono alti rispetto al fixing. Quindi dimentichiamoci il fixing per primo concetto. Seconda cosa, come consiglia Ovesta, se scegliamo le tariffe a taglie, mi raccomando, cominciare a ragionare in grammatura e non più in valore. È chiaro che il controvalore è un riferimento che dobbiamo avere, però ragionando in grammatura capiamo quanto stiamo facendo crescere, stiamo valorizzando il nostro deposito. Se ci sono domande, sono volentieri a disposizione. Sì, Walter, una ce l'ho io. Non mi è chiaro come mai loro parlano, per esempio, se controlli la L, no? La L12, loro parlano. Dice bonus massimo metalli preziosi di 1200 euro ripartito in 24 mesi a partire dal raggiungimento dell'importo totale dell'acquisto di 27.000 euro, non 20.000 euro. Come mai c'è questa differenza tra 20 e 27? Questo anche io non l'ho capito. 20 riferito a cosa? Non lo so, 20 è l'importo minimo per attivare il valorizzatore, no? Sì, che non ha nulla a che vedere con il bonus, però. E il bonus, fra l'altro, parte già da 600 euro, cioè raggiunti i livelli dai quali si comincia ad avere il bonus sono 12.000, 27.000 e 50.000. 12.000 in 18 mesi si recupera la M. A 12.000 nella L si comincia comunque a recuperare dell'importo totale. No, perdon. Qui. No, questo è un aspetto che non vorrei aver interpretato male io. Quello che avevo capito io è che se uno fa la L e arriva a 12.000, intanto, al di là del fatto che non ha senso fare la L per avere il valorizzatore automatico e non avere i 20.000, per cui 20.000 li diamo per scontati,
e quando ne avrà versate altri 7 incomincia questi 50 euro per 24 mesi. Ciò che avevo capito, ma mi viene un dubbio che qualcosa sia cambiato, ma visto che mi sono fatto delle stampe devo capirlo meglio, io avevo capito che arrivati a 12.000 si cominciano già i 33 euro per 18 mesi. Se si raggiungono i 27.000 ci sono la differenza, cioè si arriva ai 50 euro per i 24 mesi, che sarà di meno se si è già partiti con i 600. Ma questo aspetto di recupero è anche, diciamo, collaterale, nel senso che quello che dice Vesta, che dall'esperienza fatta lo si recupera questo costo iniziale a prescindere da questi bonus, lo si recupera con l'aumento di grammatura che si ha mediante le operazioni di valorizzazione man mano che si fanno. Verifichiamo bene questa cosa qui e poi magari sabato lo chiariamo. Io credo di aver capito che comunque quando uno fa, correggimi se sbaglio, quando uno fa una M per esempio, no? O fa una L, sì. Tutto il discorso è relativo alla L, basta, cioè lui ha bisogno di arrivare nel momento in cui versa 27 scatta il bonus, non c'è niente a che fare i 12.000 euro della M, credo di averla capito, cioè perché ce l'ho davanti e mi era sfuggito l'impostazione delle righe successive. Allora, i 1200 della L si recuperano con 50 euro in 24 mesi, al mese per 24 mesi, però nella riga sotto delle impostazioni si è scritto da un importo totale di acquisto di 12.000, il bonus di 600 con la L lo si ottiene in 12 mesi con i 50. Sì, ma... quindi i 12.000 danno diritto ai primi 600 su 12 mesi con 50 euro e nella XL ai 12.000 dà diritto a 600 in 8 mesi. Poi da un importo di 27.000 c'è ovviamente il recupero integrale per quanto riguarda negli altri 12 mesi a 50 euro al mese nella L e 1200 di bonus su 15 mesi per la XL. No, avevo capito giusto, c'è questa ripartizione, non l'avevo letta, non avevo focalizzato le due righe successive nella presentazione delle tariffe. Quindi confermo che a partire da 12.000 di acquisto anche nella L c'è il bonus di 600 euro in 12 mesi. Poi quando si arriva ai 27 c'è la differenza negli altri 12 mesi. Nella XL stessa cosa, a 12.000 ci sono 600 euro in 8 mesi, quindi 80 euro al mese, e 1200 su 15 mesi quando si arriva ai 27.000. Per cui siamo 1200 più 600, siamo 1800, per arrivare ai 2004 cioè la differenza dei 600 ulteriori, la si riceve arrivati ai 50.000. Va bene, benissimo. Allora, magari queste cose qui a ragionarci un attimino, però insomma, con tutti i dettagli che uno chiarisce appunto nel momento in cui ti chiama, no? E li spieghi tutti, perché tanto è inutile. L'importante è aver capito il concetto di base, no? Il concetto di base, fare. Finisci, Walter, poi magari dico delle cose io. Finisci pure. No, allora, il concetto è che questo costo iniziale lo si recupera man mano che nel tempo, e non ci sono limiti di tempo, man mano che nel tempo si fanno acquisti. Attenzione, per chi ha già un deposito, che sia Royal Class o Premium, che fa un trasferimento della grammatura su un eventuale L o XL, questi trasferimenti non contano ovviamente nelle nuove tariffe come acquisto e quindi non danno diritto al bonus. I prossimi acquisti possono essere tranquillamente valutati su queste nuove tariffe proprio per arrivare nel tempo anche al bonus. Chi invece ha già un'idea iniziale
di, che dire, 50.000, si fa la XL, fa l'acquisto, ci mette 2008 in più, perché quelli servono come come per ottenere il prezzo migliore, cioè il 6% di sconto, e fatto questo inizia già dal mese successivo ad avere per 30 mesi 80 euro al mese che gli vengono accreditati in metalli preziosi. L'allergia mi sta mangiando. Ecco, finito. Allora, no, volevo fare un'ulteriore precisazione, perché forse anch'io non avevo capito bene. Allora, quando un amico che ha sottoscritto Royal Class, no? Vuol passare da Royal Class, mettiamo il caso, alla XL, ha diritto ai bonus o no? No, se fa trasferimento, no. Ecco, perché questa cosa qui non era chiara, eh? La dice adesso. La chiariamo adesso, eh? Mm-hmm. Sì, sì, sì. Ecco, quindi qui si parla praticamente insomma, di aperture di conto nuovi, di nuovi conti. Sì, e versamenti. Diritto alla valutazione, ha diritto a tutto, lo recupera sicuramente entro breve, anche entro il primo anno, se c'è un certo importo, sicuramente lo recupera a conti fatti. Quasi tutto entro il primo anno, perché abbiamo fatto una stima di un incremento dal 20 al 25% all'anno, no? In quella proiezione che abbiamo fatto, e quindi recupera tutto e prima per certi aspetti, grazie all'incremento di gran valore. Benissimo, abbiamo capito questa cosa qui, mm-hmm. E ovviamente all'incremento di valore dell'oro. Poi una cosa importante da fare è che nel momento in cui scattano il diritto alla valorizzazione, che si acquista nel momento in cui abbiamo almeno 20.000 euro diciamo di investimento, sia in oro che in argento, uno deve decidere se vuole puntare sull'oro o sull'argento. In questo particolare momento sembra che la tendenza sia l'idea sia quella che l'argento sia deprezzato. In effetti, anche fino a poco anni fa, la ratio non era 1,80 ma era 1,40. Nella storia è stata anche 1,1 e poi è passata a 1,15. Ecco, quindi bisogna considerare anche un pochino il record storico, no, di queste cose. Quindi può darsi che, siccome la grammatura dell'oro, dell'argento dovrebbe crescere, potrebbe essere, diciamo, un'idea giusta per chi ha oro sul conto, magari possibilmente comprare 50% d'oro, tenere 50% d'oro e 50% d'argento, se necessario vendere dell'oro per comprare argento, e poi settare il valorizzatore, quindi questo benedetto Pilot Swift sul metallo argento anziché sul metallo oro, a mantenerlo in questa posizione qui fino alla fine dell'anno, e poi alla fine dell'anno anche noi trarremo le conclusioni. Però secondo me non ci dovrebbe essere tanta differenza nel discorso valorizzazione. La differenza potrebbe in effetti esserci nel momento in cui si valorizza l'argento, perché in quel caso, avendo cambiato da oro, che ha già fatto un bel salto in alto, in argento, a fine anno avremo più possibilità di incrementare non tanto la grammatura, che quella, secondo quello che posso aver capito io, dovrebbe essere un po' la stessa cosa, ma il valore intrinseco del metallo argento. Bene, ci sono domande a questo proposito? Quindi l'impostazione che io do, Walter, quando appunto parlo con gli amici con i quali sono in contatto, che poi ovviamente ti occupi di tutto dopo, è questa qui, capito? Dico un po' a tutti la stessa cosa, poi si tratterà di personalizzare se uno ha fatto una Royal da 25, l'ha fatta da un valore più alto, ecco, però grosso modo il concetto è questo, va bene? E un'altra cosa importante, il palladio
ha perso un po' di valore, ma non preoccupatevi, non vi dovete assolutamente preoccupare. Lo tenete lì, lo teniamo lì perché anch'io mi sembra di averci un 20%, buono buono, e quando fra un anno o due ci ritroveremo possibilmente, se siamo ancora tutti vivi in salute, a parlare di queste cose e saremo tranquilli perché nel frattempo il palladio, siccome è un metallo, e loro avranno bisogno un po' più, un po' meno di tutti i metalli, a meno dei principali, per far lavorare le macchine, un po' più, un po' meno. Io sono abbastanza sicuro che non avremo fatto magari un grande guadagno, ma avremo sicuramente recuperato l'investimento fatto. Quindi non è l'equivalente di avere il 20% di un'azienda decotta. Perché il 20% di un'azienda decotta, per chi ha investito in queste aziende, purtroppo so che ce ne sono tanti, sono soldi persi, non saranno più recuperabili. E senza considerare che in questo caso qui non c'è rischio, perché c'è rischio zero. Mentre invece se abbiamo investito purtroppo in un'azienda decotta, insomma, ha una buona quotazione in borsa, e poi succede anche un mezzo reset, e perdete tutto. Quindi l'idea, il principio è quello di dire: questa azione è lì stagnante da 2 o 3 anni, è lì che non cresce. Che si fa? Perché anche quelli sono soldi che potrebbero essere dismessi, cioè venduta l'azione, e investiti in oro, in argento. Se non volete comprare con un'azienda tedesca, comprate oro sfuso con la Z Metalli. La stessa cosa, tra l'altro, ha uno dei migliori prezzi del mercato, e poi si prende e si porta in Svizzera. Chi ha comprato già investito oro in Italia? No, fate quello che volete, ma non tenetelo in Italia. Non tenetelo in Italia, è ad alto rischio. Ve l'ho letto prima che se lo riprenderanno loro, ce l'ha detto anche, l'ho sottolineato. Questa era la cosa più importante che ho letto nel testo, anche se purtroppo non l'ha evidenziata nessuno. Che ciclicamente se lo riprendono. Bene, domande, commenti? Se no, oggi possiamo chiudere anche qua. Sono un po' di fretta. No, non ho fretta, nel senso che sono domande, ben volentieri. Io continuerò. Prego. Sì, allora mi pare di aver capito che chi ha già investito in Royal Class, nel metodo tradizionale, non può accedere comunque alle taglie, giusto? Ci sono È solo per nuovi corretto, investimenti. Mario, è corretto, però hai sentito anche la precisazione che ho fatto, eh? Se posso aggiungere, forse per chiarire, non è che non può, è una cosa nuova, dove il trasferimento non vale come acquisto, l'unica cosa è quello, quindi ai fini del bonus non lo può fare, ma se uno vuole aprirsi una L o una XL con i 1200 più 200 o i 2400 più 400, a seconda di quello che intende fare e intende girare o quello che ha fatto nella Royal Class, poi fa semplicemente il trasferimento della grammatura che gli serve per arrivare ai 20.000 per attivare il valorizzatore automatico, che è quello il senso del tutto, e lo fa di sua, lo può fare tranquillamente in iniziativa. Non c'è un passaggio automatico da una Royal Class a una taglia, però la possibilità di aprirsi una taglia esiste, e trasferire la grammatura che ritiene far lavorare, mettiamola così, sulla nuova taglia che ha aperto. Questo lo può fare tranquillamente. Allora Ripeto, non vado, vale ai fini del fammi bonus. ricapitolare perché è un po' di confusione, devo essere sincero. Allora, quello che sta dicendo è questo. Mettiamo il caso di un cliente che ha fatto 50.000 euro di acquisto di oro, va bene? Allora, quello che sta dicendo è che è possibile vendere 20.000 dell'oro esistente nel Royal Class, comprare una L12 e
che far partire un programma nuovo con tutti i vantaggi che questa taglia offre, corretto? Non del tutto, nel senso che non deve vendere 20.000 dell'oro che ha acquistato con la Royal Class, perché il trasferimento dei grammi da un deposito Royal Class o Premium anche a un deposito L o XL è un trasferimento che può fare direttamente il cliente dal proprio deposito Royal Class e indica XL. Non è una vendita, è un trasferimento, ma si può fare. Sì, sì, sì. Ecco, allora bisogna correggere quello che si è detto, anche questa qui è una cosa che vedi quante cose ci sono ancora, benissimo. Allora, quello che dobbiamo dire è che per coloro che hanno fatto un certo tipo di investimento, va bene, è che è conveniente spostare la differenza tra i 25 minimi di Royal Class, no? Diciamo così. I 25 minimi che dobbiamo, credo, mantenere, no? Su Royal Class per poterlo mantenere in vita, giusto? Sono 25, no. Quanti sono? No, neanche quello è necessario. Li può tranquillamente trasferire lasciando in vita la Royal Class anche con 1000 euro di grammi su. E allora va bene, allora si dice un po' la stessa cosa, nel senso che uno trasferisce tutto l'oro, l'argento, i metalli comprati sul programma nuovo e ha diritto, apre una nuova XL e ha diritto al bonus. Giustamente, no, non ha no, il trasferimento non dà diritto al bonus, l'acquisto dà diritto al bonus, ma non ha senso vendere 20.000 da una Royal Class per fare poi un acquisto con la XL. Allora è quello che dicevo io, c'è da aprire una nuova LOXL. Con soldi sì, nuovi. Quello sempre. No. Beh, ma no. Allora i 2008 o i 1004 sempre, e hai aperto la L o XL. Su quella tariffa aperta puoi trasferire da una Royal Class o dalla Premium, ma il trasferimento non ti vale per recuperare mediante il bonus il costo iniziale. Quindi va bene. No, come si era detto all'inizio allora. Sì. Ho capito come si è detto all'inizio. Va bene. Allora, in effetti si può fare tutto, soltanto in questo caso facendo un trasferimento da Royal Class alla L o alla XL, non recuperiamo il bonus, però abbiamo il vantaggio dell'incremento di grammatura, che a fine anno ce lo fa sicuramente, no? Perché anche un incremento di grammatura di oro di 5-6 grammi, 10 grammi naturalmente ce lo ripaga abbondantemente, chiaro, no? Benissimo, scusate un po' se fatto si sta facendo ragionamenti a voce alta. Siamo, prego Mario. Mario, allora vediamo se ho capito giusto. Supponiamo che uno abbia acquistato inizialmente, facciamo non so, 50.000 Royal Class, quindi ha avuto delle spese ovviamente di deposito finora e anche di acquisto iniziale, giusto? Ok. No, acquisto iniziale. No. Beh, inizialmente lui ha avuto delle spese di acquisto iniziale, perché c'erano Royal Class, Royal Class non c'è aggio su Royal Class, Non c'è aggio. Va bene, ok. Allora facciamo l'esempio non della Royal Class, tanto per stare un po' in generale, ma su una L, su un valore inferiore che non era Royal Class, ok? Quindi lui ha avuto delle spese iniziali per poter entrare in quel programma. Adesso, se lui vuole spostare quella quantità lì, o una parte di questa quantità, nelle fasce lì, come le chiamate voi? Taglie. Nelle taglie, perfetto. Rispetto a uno che invece entra ex novo direttamente nelle taglie, e lui non va a recuperare quello che inizialmente è stato il costo d'entrata nel vecchio sistema, mentre chi entra nel nuovo sistema, nelle taglie, e non ha bisogno di fare una spesa iniziale che non sia quelli S3, M6, tipo 300-600 euro, giusto? Oppure quelle, il costo di quelle
uno che entra nuovo e deve comunque avere un costo iniziale più il costo delle taglie, non so se mi sono spiegato, perché non è facile esprimersi allora, così. I depositi a taglie hanno dei costi di apertura, indipendentemente che tu sia già cliente Royal Class, Premium, Business o Smart, o che tu sia un nuovo cliente. L'unica differenza, quindi i 300, 600, 1200 e 2004, come costo di apertura di questi depositi a taglie, c'è in qualsiasi caso. Tu puoi pagare soltanto il costo d'apertura con il primo acquisto, perché i 1200 più 200, i 200 vanno in acquisto di metallo prezioso, quindi non è che sono buttati via, quindi il costo effettivo sono i 1200 e i 2004 della L e XL. Quel costo ce l'hai comunque. Per avere quel deposito paghi quel costo. Il recupero di quel costo ti viene offerto man mano che acquisti, non che trasferisci. Per cui se tu hai già un'altra tariffa, trasferisci e sei operativo immediatamente, ma non hai il bonus. Non hai una Royal Class, non hai già il possesso di quella grammatura, quindi la devi acquistare. L'acquisti e con l'acquisto accedi, a seconda dei 12.000, 27.000, 50.000, al recupero mediante il bonus del costo di apertura. Se hai dei dubbi, dimmelo. Sì, ma oggi non sono molto concentrato, non riesco a seguire tutto questo discorso. Devo mettermi nero su bianco e cominciare a fare dei confronti. Comunque sì, tu sei stato chiaro, però sono io che oggi non sono molto concentrato. No, tu hai fatto anche una premessa giusta. Nelle tariffe, nei piani di accumulo, cioè Smart, Business e Premium, ci sono dei costi di apertura. Nella Smart non si recuperano, nella Business c'è il bonus del 2,5% e nella Premium c'è il bonus del 5% su ogni acquisto. Il che significa che i 2250 che paghi di apertura della Premium sono recuperati con questo bonus del 5% quando avrai acquistato 45.000, perché il 5% di 45.000 è esattamente 2250. Quindi se tu hai fatto la Premium ma non hai ancora recuperato tutto il bonus, tutto il costo iniziale, perché ne hai acquistati 30.000, per dire, ti mancano ancora 15.000 per 5 dovrebbero essere 600 euro, perché non recuperi finché non continui con gli acquisti su quella Premium. Se questo però ti è valso a fare la valorizzazione mediante una tariffa L, che ti sei aperto a parte con quel costo a parte e senza acquisti, quindi senza recupero del costo di apertura, è un altro discorso. Cioè quella può essere un obiettivo per chi lo vuole fare. Sinceramente, su una Premium prima cercherei di aver recuperato tutto l'aggio iniziale con il bonus del 5% prima di pensare a una tariffa taglie, una L eventualmente. Però sono scelte che uno fa sulla base di quello che si sente, di come vuole rendere il proprio patrimonio, se più statico o più dinamico. È una scelta libera, se ne può parlare, si valuta insieme anche. Ok, sì, adesso devo comunque concentrarmi meglio per capire, perché ci sono diversi termini tra cui premio, bonus, che vanno un po' chiariti, insomma, dentro la mia testa, ecco. Il premio so cos'è, però il bonus non l'avevo ben realizzato, anche perché bisogna avere già un'idea prima di queste taglie, quali erano i bonus da pagare e così via, insomma, ecco. È per quello, Mario, che non amo i termini stranieri. Che bonus, non dico cosa dire bonus, no, dovrebbe dire restituzione, è un termine tante volte, e questo è il problema, capito? C'è tutta una terminologia che poi ci vuole un pochino più di tempo per capire. Il mio suggerimento è quello di metterti davanti al listino tariffe, capito? E leggerti attentamente tutti i dettagli e pensarci, proprio digerirli. Questa è la cosa migliore. Poi se c'è qualcosa che non capisci, chiami me o chiami
Walter si spiega. Cose tecniche, chiamate pure lui, perché io non ho tanta pazienza. Lo dico subito, in tutti questi numeri qua, anch'io non è che... ecco, a me quello che mi, diciamo, che interessa a me, a colpo d'occhio, una volta che ho digerito tutto come concetto, capire se è una cosa da fare o non è una cosa da fare, se è una cosa che dà dei rischi o una cosa che non dà dei rischi. Ecco, questo io ormai l'ho capito, sono sicuro. Poi cammin facendo si digererà tutto, no? Ci vuole un po' di tempo, capito? Questo per tutti, per te, Mario. Capire io, sì, immagino. Quello che volevo capire io era, quindi quell'esempio che faceva prima Walter, quando parlava che recuperi 50, recuperi 33, eccetera, sono praticamente dei recuperi programmati, al di là che possa andare bene o male l'andamento dell'oro, del razzo, eccetera, per fare in maniera che tu venga incentivato a fare questo lavoro, di passare, sì, diciamo, alle taglie, in maniera che tu recuperi quella cifra iniziale, tipo S3 sta per 300 euro, ad esempio, eccetera, nel tempo, e sai in quanto tempo ci metti, a prescindere, diciamo, da come andrà l'andamento dell'oro, dell'argento, nel recuperare quei soldi, insomma, giusto? Sì, corretto. Sono delle restituzioni, però, scusami, sì, esatto. Sono delle restituzioni a fronte del fatto che te sei un cliente, hai dato fiducia all'azienda e l'azienda te lo riconosce dandoti quello che si chiama bonus. Però tieni presente che sulla S3 bonus non ce ne sono. Ok, non c'è restituzione, a parte la S, altre, il bonus, tanto non ci interessa la S, non ci interessa la S, noi ci concentriamo sulla L o sulla XL, date direttamente. Ok, un'ultima cosa chiedo, queste restituzioni vengono fatte in euro oppure vengono fatte direttamente in oro o argento? In oro o argento mensilmente. Bella domanda. Nei metalli è ovvio che sia così, eh? È ovvio. Sì, beh, dipende, insomma, se uno è onesto, sì, altrimenti, tra virgolette, potrebbe anche giocare sulla cosa, perché alle Ovesta avrebbe potuto convenire restituire in soldi, no? Però giustamente ha fatto una cosa corretta, insomma, ecco. No. Credo che ci siano anche dei problemi fiscali. La restituzione no. Usualmente non è mai in soldi, i soldi ve li restituisco solo io quando vi do i bonus, i soldi veri. Uno offre o servizi oppure i prodotti. In questo caso il prodotto di aziende di Avest è l'oro, quindi restituisce oro. Sempre così, non può mai restituire un'azienda soldi, a meno che non sia un credito, un debito. Dimmi. Sì, io poi volevo... No, finisci pure e poi mi faccio la domanda. Ho finito. Ok, allora poi io non conosco bene com'è questo moltiplicatore, questo valorizzatore, come lo chiamate voi. Secondo me bisogna stare attenti, ma ovviamente poi ci sarà anche lì il sistema, perché che uno non vada troppo a buttarsi sull'argento a discapito dell'oro, perché sappiamo che l'oro è comunque quello il vero bene, diciamo, nell'arco di secoli, dei millenni. Voglio dire, se adesso capitasse che l'oro ha già giunto il suo massimo e anzi tende un attimino a sestarsi calando un po', nel frattempo invece l'argento parte, va sulla luna, con questo meccanismo moltiplicatore uno rischierebbe di trovarsi a vendere sempre più oro per comprare argento, e poi si trova a un certo punto con una percentuale del suo capitale in argento veramente basso, in oro, scusa, veramente basso. Per cui immagino ci sia anche lì la possibilità, col meccanismo automatico del moltiplicatore, dirgli ok, non devi superare questa quantità di oro da vendere nelle mie proprietà, insomma, giusto? Se posso, poi Walter ti lascio parola a te. Allora, qui come ho detto prima, questa è dunque, quando si fa un'operazione del genere, o uno ha le idee chiare e dice guarda, voglio puntare sull'oro, non me ne importa niente a me come cliente, diciamo così, no? Non me ne importa niente l'argento, io come sta dicendo te, voglio puntare sull'oro e punta sull'oro. Oppure punta sull'argento, oppure si affida
capito? Si affida al consulente. E allora a questo punto apre una discussione, come ho fatto io l'altro giorno con un amico, e gli ho detto quello che pensavo io. Poi lui è libero di fare quello che vuole. No, non è libero di scegliere quello che vuole. Qual è la differenza? Che vi ho detto prima, la differenza è che se nel frattempo l'oro è già cresciuto parecchio, non è che ora ci si può aspettare che vada di qui alla fine dell'anno, non lo so, oltre 100.000 dollari. Può capitare, scoppia la terza guerra mondiale, ve l'ho detto la volta scorsa, può capitare, ma è un'evenienza molto, 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 insomma, particolare, no? Ha già fatto il suo bel balzo, anche di più di quello che si era previsto. Mentre invece l'argento se sembra, insomma, abbia per tutta una serie di ragioni, no? Abbia ancora un prezzo piuttosto basso e abbia maggiore possibilità di incremento. Qual è la differenza? La differenza è che se noi si punta sull'argento, vuol dire che si trasferiscono soldi dalla banca o dal conto in oro, dal conto con Ovesta, quindi dall'oro all'argento, e quindi si smobilizza una certa quantità di denaro sull'argento. Se l'argento a fine anno si apprezza, abbiamo guadagnato, no? Cosa che invece non avviene se lasciamo tutto in oro, evidente. Però, attento Mario e chi mi ascolta, dal punto di vista della valorizzazione del SWIFT per certi aspetti, a mio avviso cambia poco o niente, perché la valorizzazione, il SWIFT cambierà a seconda del valore dell'oro, ma anche a seconda del valore dell'argento. Quindi, secondo me, non ci dovrebbe essere una grande differenza, per quello che ho capito io, sia che si punti sull'oro e sia che si punti sull'argento in relazione a come funziona il software. So se mi sono spiegato. L'unica differenza è quella che vi dicevo prima, cioè se puntate sull'oro, puntate sull'argento, come in valore assoluto, valore di grammatura assoluta. Allora, forse non mi sono spiegato. Ma prego. Allora, forse non mi sono spiegato bene io poco fa. Io penso che ci vuole un equilibrio, una diversificazione. Per cui, ora non so questo moltiplicatore, questo valorizzatore di cui parlate voi, se tiene conto della volontà anche a un certo punto del cliente di dire io comunque sia, comunque vada bene con l'argento, io voglio detenere comunque una certa percentuale di oro nel mio capitale, quindi faccio fermare a un certo punto la valorizzazione a favore dell'argento. Perché sappiamo che nell'arco dei millenni non è l'argento, è l'oro quello che ha fatto man bassa, diciamo, no? Come vero valore aggiunto, diciamo, come vero potere. E quindi magari può esserci un momento in cui l'oro ha già raggiunto il suo massimo per magari un anno, così via. L'argento invece comincia a partire, andare su, 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 e con questo sistema di valorizzazione magari uno rischia di impoverirsi, fra virgolette, come argento, come oro a scapito dell'argento. E magari poi succede che l'argento a un certo punto ha un crollo e si ritrova con poco oro e tanto argento. Ci vuole un sistema, e penso che ci sia, per fare in maniera che il cliente dica comunque vada, io mi affido a questo calcolatore, però non voglio che superare, cioè andare di sotto di quel 50% di valore in oro che ho, quello non va toccato. Il resto sì, possiamo giocarcelo in argento quando conviene. Ecco, forse mi sono spiegato meglio adesso. Sì, no, ma va bene, quello che dici è una cosa a buon senso, è logico. È per questo che io dico, per chi può, di comprare, di mantenere 50 d'oro e di spostare l'eventuale differenza, perché la maggior parte di noi hanno comprato più oro, no? Degli altri metalli, no? Quasi tutti. E spostare magari quel 10, 15, 20, ci sono alcuni che hanno fatto solo oro. Quindi probabilmente in un momento del genere è bene mantenere il 50% d'oro che si è già apprezzato molto bene e spostare e comprare l'altro 50% d'argento e poi rifare una valutazione man mano che si va avanti, direi alla fine dell'anno, perché poi i mesi passano anche in fretta, no? Bisogna aspettare un certo periodo. E questa secondo me è la cosa che bisognerebbe fare proprio in linea con quello che dicevi te,
della diversificazione, perché se non si prende 50% d'oro e 50% d'argento non si diversifica e si punta soltanto magari sull'oro. Quindi è una cosa individuale, è una cosa come uno si sente di fare. Io non credo che poi cambi granché dal punto di vista del software. Secondo me cambia pochissimo, cambia in relazione all'apprezzamento o al deprezzamento rispettivo di oro e argento da qui alla fine dell'anno. Faccio un'ultima domanda. Quindi supponiamo che, e penso sarà così, che chiunque di noi ha fatto degli acquisti, sia in un senso sia come taglia, quando sarà, abbia comunque una quota iniziale di acquisto. Facciamo che abbia fatto 50.000. Ovviamente parlo delle spese di deposito e spese anche di assicurazione, no? Di deposito. Queste spese di deposito, assicurazione e deposito sono quel 0,35 totali, comprese IVA annua che abbiamo visto, no? Sarebbe 0,030 mi pare, mensile, insomma, alla fine sono quei valori lì. Comunque quello che sono. Poi a mano che si apprezza il valore dei metalli, rimangono comunque queste spese sull'apporto iniziale che è stato dato, oppure a mano che si valorizza questo metallo aumentano, cioè le spese, quelle percentuali di spese mensile, annuale, quello che volete, vengono calcolate sul nuovo valorizzazione di quello che hai. Prego, e anche l'assicurazione viene fatta sul nuovo ammontare oppure sull'ammontare iniziale? Ecco, queste sono le due domande che per me sono importanti, grazie. Allora, l'assicurazione copre tutto il valore attuale dell'oro che si possiede, quindi è sempre aggiornato, e anche questo 0,025% della Royal Class che viene calcolata a fine mese sulla giacenza a fine mese è ovviamente sulla base del valore che ha il metallo a fine mese, quindi aggiornato sempre man mano che varia anche il valore che si ha in deposito. Sì, ok, ho capito, grazie. Chiedo scusa, buon fine settimana a tutti, devo andare, ragazzi. Ciao Massimo, ciao Walter, ciao a tutti. Buon weekend. Ciao, buon weekend. Ciao, ciao Walter, ciao Massimo, ciao a tutti. Ciao, ciao. Altre domande? Poi l'unica, un'altra raccomandazione che do è quello di non toccare il software, perché può essere stato studiato anche per farlo manualmente, ma io assolutamente non posso suggerire di fare una cosa così, troppo impegnativa, poi si rischia di fare i pasticci. Nessuno garantirà mai niente, ma certamente io non garantisco assolutamente per coloro che vogliono fare il manuale per conto proprio. Cioè, se poi alla fine dell'anno non hanno i risultati aspettati, non è una cosa saggia adesso mettere mano ad un software che è stato comunque creato da dei professionisti e che ha una sua impostazione di base. Questo è il discorso. Va bene, altre domande? Se no chiuderei qua. Oggi abbiamo fatto una bella puntata, credo. Fa bene Mario a chiedere tutte queste cose qui, perché sono tutte domande che sono importanti, non tanto per la domanda in sé, che comunque erano tutte domande appropriate, ma perché dimostra la partecipazione. Ecco, una cosa che io noto è che anche le persone che mi seguono, e io vi ringrazio per la pazienza che avete nel seguirmi, che tante volte io magari posso dire delle cose, no, come quella che ho letto oggi sull'oro, che possono essere anche per certi aspetti controproducenti rispetto a quello che proponiamo in questo momento noi, no? Diciamo negative sull'oro, però bisogna partecipare, bisogna fare domande, bisogna incalzare, no? Fare domande, andare sempre, ricercare sempre il pelo nell'uovo, perché è questa l'attitudine che bisogna avere quando si devono capire le cose, quando si deve fare ricerca, è assolutamente necessaria, questa è l'attitudine giusta. Mario, quindi ti ringrazio
E se non ci sono altri commenti, altre cose, possiamo chiudere qua. Va bene, io vi do appuntamento lunedì. Lunedì, come al solito, sarò su Fuga del Pentolone alle 20. In parte riparleremo anche di queste cose. E poi mercoledì, come al solito, continuiamo la nostra, diciamo, la nostra, i nostri approfondimenti sul libro di Bill Hughes. Probabilmente parlerò di JFK. La prossima settimana, con un taglio anche abbastanza diverso dal capitolo che io gli ho dedicato nella trilogia, scopriremo delle cose nuove e quindi continuiamo il nostro viaggio. E poi, naturalmente, l'appuntamento al prossimo sabato, dove parleremo, vi leggerò la seconda parte degli scritti di Franco Collins e poi rifaremo il solito intervento. Benissimo, io vi ringrazio e vi auguro buon fine settimana. Ciao a tutti. Grazie anche a voi, grazie. Buon fine settimana anche da parte mia.